Saluti. Coalizione Magnata, coalizione Fortunata, piove governo ladro. Ce l'avevo qui. Questa è la destra che è arrivata, ha tolto il reddito di cittadinanza, ha detto no al salario minimo, repressiva e regressiva. Vorrei che questa serata fosse l'avvio di questa alternativa. Invitiamo a non commettere gli errori del passato che ci hanno portato ad essere divisi, ma quello di pensare invece ai programmi, ai contenuti. Il perimetro non è questione né geografica né questione geometrica. Serve una proposta credibile. Il punto non è la sommatoria Bonelli, Fratoianni, Renzi, Calenda, Schlein. Il punto oggi è come costruiamo un programma che dia risposte sulle questioni sociali, sul salario minimo, sulla politica energetica che non può prevedere per noi il nucleare. Con chi non sposa una legge sul salario minimo come ha fatto Italia Viva, con chi vota sulla giustizia con la destra, non è possibile fare un'alleanza. I programmi contano. Renzi ha fatto il job. Noi siamo impegnati a un referendum che vuole abolire quella norma e se vogliamo essere credibili dobbiamo anche avere la capacità di costruire una discontinuità con il passato. Manca qualcuno, Riccardo Maggi è qui in rappresentanza ideale anche di altri esponenti di centro come Renzi e Calenda, un significato politico. Bisogna cominciare a coltivarlo questo campo, a uscire dal gioco solamente delle foto. Bisogna cominciare a fare un tavolo permanente. Com'è possibile trovare queste convergenze con chi non ha sposato con voi il salario minimo? Fino a ieri parlava di rinascimento arabo con Bin Salman, sulla giustizia ha votato con la destra. Si rischia di non essere credibili di fronte agli elettori. Potrei elencare almeno altrettanti punti che di distanza, ad esempio, tra noi e Conte. Sull'Europa, sul posizionamento internazionale, sulla giustizia. Il lavoro da fare serve proprio a capire quali sono i margini per superare queste distanze. Conflitto di interessi è importante perché noi dobbiamo evitare che ci sia contaminazione tra affari e politica. Credo che ci sia già questa alternativa su cui lavorare assiduamente sia in Parlamento che nel Paese. È chiaro che delle differenze ci sono, ma se ragioniamo tra di noi, io sono sicura che noi abbiamo la possibilità di comporre quelle differenze, perché è tanto di più ciò che ci unisce. Il campo progressista si misura su quanta giustizia sociale e ambientale è in grado di produrre insieme. Lei lavorerà per allargare queste 5 sedi o meno siamo meglio stiamo? Guarda, intanto io penso che è importante che oggi siamo qui tutti insieme. Poi dico, abbiamo delle cose di cui discutere. Su termine a tempo debito, dico io, in alcune regioni e in alcuni comuni siamo stati in grado, mettendo avanti un progetto concreto, credibile e serio, di mettere insieme anche altre forze che qui non ci sono. In altri contesti non l'abbiamo fatto. Cito l'esempio della Sardegna, dove abbiamo vinto senza, cito l'esempio della Basilicata dove invece abbiamo perso. Proviamo a non prenderla dal lato da nome a nome, ma da tema a tema, perché io penso che su alcuni temi bisogna fare chiarezza. Se noi in questo tassello per tassello a un certo punto qualcuno ci viene a dire che bisogna rifare il Jobs Act, credo che sentiremmo un grande no e lo diremmo tutti insieme. Se qualcuno mi viene a dire rifacciamo un decreto sicurezza, io ugualmente dico di no. Ma se diciamo salario minimo, sanità, scuola, politiche industriali, clima e diritti, qua secondo me da questo palco c'è un nucleo che intanto è già d'accordo, partiamo da qui, andiamo avanti. Calenda ogni giorno fa un'intervista per dire che con quelli non governerà mai, l'altro governa qua e là con la destra, insomma. E ha capito perché Schlein si sta intestardendo, diciamo, su questo allargamento? Non mi sembra che si stia intestardendo, mi sembra che tutta questa discussione, ripeto, sia una discussione estiva. Ora discutiamo del paese. Cosa scegliere del candidato premier? La cosa importante è costruire un progetto serio, credibile, coeso. Poi si trova front woman o front man. Sappiamo anche che ci sono differenze e bisogna cominciare a vedere se sono incolmabili o ci si può riavvicinare. Non ho mai detto che voto Trump, ma abbiamo avuto il Partito Democratico sin qui. Cosa è successo nel conflitto russo-ucraino? Cosa è successo a Gaza? Il governo americano per 3 volte ha votato contro le risoluzioni all'Assemblea delle Nazioni Unite. Fatemi applaudire l'Harris quando creerà una svolta su Gaza. Non ho compreso se quella spinta verso il rispetto del diritto internazionale che Giuseppe Conte contesta di non aver trovato pienamente, chiaramente, nelle parole di Kamala Harris, lui confida di poterlo trovare in Trump, perché questa è una questione centrale, una questione decisiva. Noi stiamo parlando, come ricordava prima Ellie,
di un personaggio che ha rivendicato di avere sostanzialmente subillato, istigato a un assalto. Allora, no, però io penso che si debbano dare dei giudizi chiari. Questa è la logica. Siccome sono insoddisfatto di come viene gestito il conflitto russo ucraino dalla NATO, sono filo putiniano. Il diritto internazionale dice che un paese che viene aggredito militarmente ha il diritto, che deve essere internazionalmente tutelato, di difendersi. Consiglio di sicurezza dell'ONU non è in grado di ristabilire la sicurezza di quel paese. Non è una polemica, è una questione che tocca la vita delle persone. Non è che se fischiate io, diciamo, rinuncio a parlare per il tempo che mi è concesso. Non si devono nascondere le differenze, si devono rafforzare le convergenze. Bisognava puntare, investire su una svolta negoziale. Si è scelta un'altra strada, quella strada fallimentare in cui si sta rivelando, la sta pagando la popolazione ucraina. Quindi non è questione di essere filo putiniani. Allora, penso di qualche cosa, visto che in termini di politica estera, che mi sembra passo direttamente a chiudere il dibattito con Bonelli. Io penso che dopo 2 anni e mezzo di strategia fondata solo sulle armi sia arrivato il momento di un salto di qualità. Discuteremo, ma con queste forze lavoriamo alla costruzione della convergenza.